Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, cosa andiamo a fare oggi? Oggi ci divertiamo perché ho registrato questo episodio e sono successe delle cose veramente fantastiche e stranissime. Quindi andiamo subito, vi lascio il video e vediamo cosa è successo. Sono arrivato al livello 3, ovviamente, andando avanti comunque a minare i blocchi, siamo arrivati al terzo step e mi sono fermato. Così lo scopriamo insieme. Ho iniziato a piantare le bacche che ci avevano dato già nel secondo episodio. Ho farmato un po' di legna per andare a creare il mob grinder, che con calma sto andando a produrre per avere delle ossa perché ci serviranno in questo episodio. Ok, direi siamo pronti. Ci prepariamo con tutta la nostra roba che avevo lasciato giù. Non so dove, tipo, ho craftato lo scudo perché ci sarà comodo. Possiamo tenerci un arco, un po' di frecce che male non fanno. Ci servirà una spada, che possiamo farla. Rompiamo la cesta. Rompiamo la cesta. Ok, ci stiamo andando a effettuare l'upgrade. Allora, abbiamo un po' di queste, le possiamo prendere. Perché l'ultima volta mi è esploso un creeper. 2, 1. Ok. Ci dice che la terza fase è la tundra, quella ghiacciata. Ci andiamo a creare una zona di sicurezza perché mentre stavo andando avanti a farmare, a scavare, è esploso un creeper e ha distrutto tutto quanto. Quindi, due blocchi. Questo qua sarà il centro della nostra base. No, ho deciso di fare. Cavoli, non ho più materiale. Va bene. Piazziamo il cancelletto qua che ci può essere utile. E qua direi che possiamo piazzare a sto punto dei blocchi giusto per chiudere. Ci serve la neve, mi sembra. Quindi ci serve una pala. Una pala. Mi faccio una pala in ferro, che così abbiamo tutto l'armamentario in ferro. Ok, accetta. È sempre la solita storia. Blocchi, accetta. Cos'è questa? Pietra quella, quindi ci servirà anche un piccone, ci servirà. Non abbiamo più ferro, abbiamo della pietra e avevamo anche dei picconi, se non sbaglio. Esatto, spero che ci diano un po' di pietra e un po' di ferro perché veramente siamo messi male. Non si rompe, non si rompe. Ci è andato dell'oro. Quindi senza ferro non possiamo fare niente, vedete? Questo è il problema. Carbone. Ok, vieni qua. Quindi dovrebbe teletrasportarsi qua di sotto. No? Ti apro. Fuffi! Abbiamo un nuovo amico. Ok, questo ci. Forza! Com'è che devo farti uscire? Devo farti uscire a calci? Cos'è? Forza!
Non so, devo spingerlo giù di sotto, vabbè. Cos'è questa cosa? Vai che si legnano tra di loro. Vai che si legnano. Ti do una mano, ti do una mano. Così erano quelle. Questa cosa? Variety chest. Ok, freccia della lentezza. Aspettate, mi hanno appioppato qualcosa. Mi hanno appioppato. Lentezza, ancora 9 secondi, dai. Tac 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 tac. Va bene. Stanno dando delle volpi, interessante. Sono fuggite le volpi, no? No, no, non ti buttare giù di sotto, eh. Cos'è che ha preso? Mi ha rubato un blocco. Cosa? No, 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 saltano dentro. No, il pollo! No, 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 no. Lascia stare, dove sei, come è finita? Cavatevi! Aia! Ok, qua c'è un pollo. No, raga, dove... Dove cavolo è finita? Devo... Ma sciottato i polli! Ok, direi di andare a dormire. Ehi, Novelettrix, svegliati! Dai, svegliati! È ora di andare avanti con la missione? Forza, dobbiamo andare all'avventura. Chi ha parlato? Non capisco... Chi è che ha parlato? Sono qua dietro, dai, forza! Qui dietro le scale. Sei stato tu a parlare? No. Sì, sono stato io. Cioè, tu puoi parlare... Puoi parlare? Non ci credo. È certo che parlo. Parlo come te, tu parli, io parlo. Semplice, no? Devo... Come... Non so, è una roba... Non riesco a capire. Semplice. Da quando sono spawnato e mi hai, diciamo, addomesticato, per non dire rapito, posso parlare con te adesso. Quindi... Beh, ora dovrai darmi un nome, no? Ti darò... Più avanti ti darò un nome. D'accordo, però... Dai. Scegli un nome figo, va bene? Dai. Stai di buono e... Andiamo avanti con la nostra avventura a sto punto. Che storia strana, va bene. Cos'è sta roba? Beware Monster Party! Cos'è? No, raga. Raga, sono dei mob completi. Quanto tolgono? Mi ha shottato con un colpo. Dammi subito qua del cibo, non ci crepiamo. Servono delle frecce, devo colpirli, devo almeno ammazzare lo scheletro da distante. Almeno quella, poi. Gli zombie posso colpirli, che peraltro hanno l'elmetto di ferro. C'è una cosa... Tranquillo, ti salvo io, quindi... Non mi vedi. La
lasciami andare, ci penso io. Scusa, cos'è che stai dicendo? Di lasciar, cioè, ma neanche morto ti lascio andare a combatterli, cioè, ci rimani secco all'istante. No, figurati, stai lì e state quieto. Devo solo fare uno sprint. Non ho idea di che cavolo erano quei cosi. C'era scritto Monster Guardie dei mostri, non so, quindi o viene fuori un boss adesso o ne ho la minima idea. Ne abbiamo un altro. Non ci credo. Ehi, perché mi stai spingendo? Dai! Aspetta! Ne abbiamo due! Che forza! Ok, vai giù. Allora, stai giù con il... Fate conoscenza, che così imparate a conoscervi. Quest'albero sta veramente tra i cocones. Aspetta che non lo butto giù dalla piattaforma. Ok, state qua, fate conoscenza, annusatevi, fate quello che dovete fare e state tranquilli, va bene? Ehi, ciao, come va? Ehi, ciao, come ti chiami? Io non ho ancora un nome, e tu? Ah, neanche io. Speriamo che ce ne dia uno bello, dai. Intanto noi andiamo avanti nella nostra avventura, speriamo che non cospirino contro di me. Altre volpi, ma quante volpi ci devono essere? Oh, mi ha rubato! Ha rubato il blocco di ferro! Ridammi il blocco di ferro! È finita! Sono velocissimi! Ridatemi il blocco di ferro! Via con la neve! Ne abbiamo un altro? No, no, aspetta. Vieni qua. Al primo colpo ce li danno. Vogliono proprio stare con noi. Ciao amico. Adesso devo farti uscire da qua però. Devo farti uscire da qua. Certo che vogliono stare con te, sennò senza di noi tu non ce la faresti. Ok. Abbiamo. Ok, per questo episodio può finire qua. Andiamo prima di tutto a creare, per chiudere il nostro episodio, andiamo a creare la fonte d'acqua infinita, la possiamo creare qua sotto al riparo, direi. Ci prendiamo dei blocchi a caso, tipo questi qua di andesite, che vabbè, scialla, possono essere, non ce ne frega niente. Piazziamo i due blocchi qua, prendiamo il blocco di ghiaccio e lo piazziamo qua sotto. Poi prendiamo una torcia e la piazziamo, guardate, qua, dovrebbe sciogliersi. Qui sotto dovrebbe sciogliersi, quindi potremo fare una fonte d'acqua infinita. Gli piazziamo un'altra torcia, boh. Potremmo piazzargliela qua, che si scioglie prima.
niente, aspettiamo. Finalmente possiamo avere una fonte d'acqua infinita, non ci posso credere. Niente, adesso mentre aspetto mangio un biscotto. Mangiamo dopo i biscottini. No. Cioccolata nella tastiera. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, il tema della prossima stagione, diciamo, dei prossimi episodi sarà l'oceano, quindi abbiamo della sabbia che abbiamo guadagnato, che mettiamo da parte e basta. Quindi io qua con i nostri nuovi tre amici che ci accompagneranno in questa avventura, ehi, ciao, vi salutiamo, ciao, ciao. Al prossimo episodio, spero che vi sia piaciuto. Quindi vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e ditelo anche voi. Un saluto presente a tutti. Ciao.